break of dawn. We'll grab our coats and make our way up to the door. If it's slow jams you want, then back to mine for sure. Lasciamo All The Way di Craig David e corriamo invece incontro alla resistenza di Fulminacci, dall'internazionale alla musica italiana. Quasi mai, ma tanto con gli occhi me lo dirai, però non mi vendico quasi mai. È la testa che è in guerra costante con quello che penso da quando ero bambino. E non dico che sono maturo, ma solo più immerso dentro quello che vivo. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta, solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione. Penso alle cose che ti direi, mi pento e poi non te le dico mai. Attenta alle cose che lascerai, in tutte le case che cambierai. Sto per strada ma non mi ricordo nessuna partenza e chissà dove arrivo. Sono vittima di una paura, di una resistenza alle cose che vivo. Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione. Pensa se fosse una cosa di tutti sbagliare e poi ammettere subito di averlo fatto. Ridi perché appartieni a questa categoria oppure perché mi reputi fuori luogo. Ora rispondimi, so che non è troppo facile, cosa saresti se fossi un oggetto? Scrivo quello che mi ricorda che lo scrivo a te. Ma tu dove sei? Non so neanche cosa cercare. Solo una risposta e magari un nome. Cerco nella rabbia, cerco nella posta una sensazione. CRT Working on a Dream. We're the best. Radio CRT Working on a Dream.
Sì. E allora, ragazzi, la guerra chiaramente ha preso il sopravvento su tutto. Parliamo di guerra, parliamo solo di quello, in televisione si parla solo di quello, d'altra parte, insomma, è quello che ci preoccupa di più in questo momento, non c'è dubbio, ma ricordiamoci che siamo usciti, e neanche tanto, anzi siamo reduci sicuramente da 2 anni difficilissimi a causa del Covid, non siamo neanche ancora usciti da questa situazione. Allora ne parliamo un po'. Lo sapete, dalla prossima settimana cambieranno un po' di cose in merito al Covid. L'obbligo di tenere ancora le mascherine al chiuso dovrebbe, insomma, cambiare un po'. Il governo mantiene in certi casi l'obbligo almeno fino a metà giugno. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua diretta Facebook ha ribadito qualche giorno fa, in Campania manteniamo l'obbligo di mascherina anche dopo, quindi andiamo oltre le previsioni e oltre le prescrizioni del governo. Vedremo poi la situazione a fine settembre, dice De Luca, o a inizio ottobre, quindi insomma, rimanda ancora più avanti che la metà di giugno. Beh, i dati attuali, ha detto, un po' ci preoccupano, perché abbiamo molti più positivi di quelli che avevamo un anno fa, quando si andava intorno ai 20-30.000 casi al giorno. La differenza è che oggi sono molto più gli asintomatici, naturalmente, mentre un anno fa c'erano conseguenze sicuramente decisamente più pesanti. Comunque, dice, il Covid non è stato cancellato, quindi è ancora intorno a noi, ci siamo ancora dentro completamente. Beh, insomma, il governatore della Campania sembra mantenere ancora la linea della precauzione e alta la soglia di attenzione. Fa bene, fa male? Non lo so, voi siete d'accordo? Che ne pensate? Se volete ditelo a noi. Io personalmente non mi sento ancora tranquillo, vi dico la verità. In certi luoghi affollati la mascherina, insomma, non riuscirei ancora a toglierla, davvero. Mi fa sentire, come dire, un po' più protetto, nonostante la tripla vaccinazione con il bollino blu, insomma, per intenderci. È un po' come la coperta di Linus, no? Ci sentiamo un po' più sereni, un po' più tranquilli. Beh, insomma, ognuno mi sa che a questo punto sceglierà o farà un po' come si sente. In the summer of 16, was it love or nicotine that made us mellow on the 31st? It was penny paradise, just a pretty little lie.
Come andrà questa domenica prossima per voi? Boh, non lo sapremo, non lo sappiamo, per la verità lo scopriremo solo vivendo, come si dice, no? Però certo possiamo provare, o posso provare a dirvi come sarà dal punto di vista meteo, almeno una previsione riusciamo a farla. E allora per domani sono previste, facciamo come quelli bravi, no? Al nord, cominciamo da lì, nubi irregolari alternate a schiarite più ampie ad ovest, rovesci invece sparsi più frequenti su Triveneto ed Emilia Romagna. Temperature un po' in calo, diciamo, comunque comprese tra 18 e 22. Ci spostiamo al centro, al mattino di domani, domenica 1 maggio, piovaschi in Toscana, poi insomma un po' di variabilità con qualche rovescio temporale anche su Marche e zone interne appenniniche dove l'acqua non manca mai. Temperature anche qui in calo, ma comunque comprese tra 17 e 20. E al sud invece, beh, ampi spazi soleggiati, clima asciutto, salvo nubi più compatte sulla Sicilia, quindi estremo sud, bassa Calabria con qualche pioggia. Le temperature anche qui lieve calo, ma si tengono comunque alte tra 19 e 22 gradi. Domani è il 1 maggio, quindi diciamo insomma vogliamo sapere se ci spostiamo, come fare, se siamo tranquilli, se dobbiamo portare l'ombrello o no. Allora amici, Se siete al nord fino al centro, portate l'ombrello nella vostra gita fuori porta del 1 maggio. Per il resto forse andrà un po' meglio. Intanto sicuramente un po' di musica adesso. Lucas Graham. Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. See my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me, so I can sing them all my songs and I can tell them stories. Most of my boys are with me, some are still out seeking glory, and some I had to leave behind. My brother, I'm still savvy. Soon I'll be 60 years old. My daddy got 61. Remember life and then your life becomes a baby.